Oggi abbiamo organizzato questo evento con il centro di aggregazione giovanile in collaborazione con l'amministrazione comunale proprio per ridare spazio ai ragazzi dopo 2 anni veramente di sofferenza. Sono stati 2 anni dove i ragazzi sono stati chiusi in casa, non hanno avuto modo di potersi esprimere e oggi siamo qui per i 100 anni della Fiera di San Giuseppe di Cernusco sul Naviglio per dire che ci siamo e che i ragazzi hanno grande voglia di esprimersi e di esserci, di essere protagonisti per la città, per fare del bene per tutti quanti. Siamo inseriti all'interno di un contesto veramente bellissimo, quello del Parco Trabattoni, la vecchia Filanda, un locale, servizi per gli anziani, spazio per i bambini, un palco dove potersi esprimere e crediamo che possa essere l'oggetto di un inizio, di un percorso anche di riqualificazione. Con questo evento vogliamo lanciare insieme all'amministrazione comunale questo percorso, questo movimento che chiamiamo Cernusco in Movimento. Che lo sport diffuso sia un potente strumento di aggregazione, ma con uno spazio bello e uno spazio riqualificato sicuramente ci sarà anche più voglia da parte della cittadinanza di rispettarlo e di mantenerlo bello per i prossimi anni a venire. Un assaggio di quello che può essere un percorso di riqualifica degli spazi. Per esempio questo muro che è qua dietro, che è oggetto continuo di atti anche, ahimè, vandalici, può essere una tavolozza per realizzare un percorso artistico condiviso con tutte le persone che ne vogliono far parte.